Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono il Ponzi e oggi siamo in un nuovissimo video a tema calcio. Ok ragazzi, innanzitutto mi scuso per la momentanea assenza dei video sul calcio sul mio canale, ma innanzitutto ho caricato il video quello di Mario più Rabbids dove mi congratulo con la Nintendo di questo fantastico gioco, quindi andate a fare un salto e a guardare anche quel video, e anche tipi da smartphone, perché è uno secondo me dei video che merita di più sul mio canale ed è credo il video più bello che ho fatto insieme a mio cugino Golden Pippo, quindi andate a guardare anche tipi da smartphone. E quindi ragazzi, questo è un nuovissimo video di tema calcio, però oggi non andremo a parlare del Milan, bensì andremo a parlare di una cessione, anzi di un prestito, di Piazza dalla Juve allo Schalke 04. Allora ragazzi, innanzitutto vi devo dire che questo è un prestito di 6 mesi, dove appunto il giocatore andrà a fare esperienza in un altro campionato, ovvero la Bundesliga. Allora, una mia personalissima opinione di questo passaggio, di questo prestito di 6 mesi. Allora ragazzi, io lo ritengo molto molto proficuo per la Juve e per diciamo il giocatore stesso. Per lo Schalke, vabbè ragazzi, 6 mesi alla fine non sono tanti, è un prestito in un prestito di mezzo anno, quindi alla fine non è che lo Schalke ci guadagni molto, però ragazzi alla fine bisogna dire le cose positive e le cose negative. La cosa positiva ragazzi, più che altro per il giocatore, è che appunto andando allo Schalke 04 avrà più la possibilità di mettersi in mostra, di esplodere e diciamo di giocare di più ovviamente, perché alla Juve ragazzi, dai, diciamoci sinceramente, non giocava mai, io non ho mai visto, ovviamente me le sono perdute, io non guardo tutte le partite della Juve, che me frega, io tifo Milan, guardo Milan, però io non ho mai visto scendere in campo Marco Piazza. E questa secondo me ragazzi è una cosa molto negativa, perché è un giocatore che merita tanto e che secondo me andrebbe fatto giocare. Questo prestito allo Schalke 04 per me è proficuo ed è positivo, perché ragazzi il giocatore potrebbe veramente esplodere, potrebbe diventare molto più forte in questi 6 mesi e dimostrare quello che non ha dimostrato con la Juve, ovviamente perché non l'hanno messo e quindi non ha avuto neanche la possibilità di dimostrare di essere un gran giocatore. È molto giovane, quindi anche molto promettente. Questo prestito, questo passaggio in Bundes, quindi nel campionato tedesco, ragazzi, è buono, ma non perché, cioè insomma, alcuna gente potrebbe dire, va bene, ma che ci fai dell'esperienza di un campionato estero quando il giocatore poi arriverà in Italia, quindi era meglio diciamo farlo ambientare nel campionato italiano e quindi darlo magari a una squadra di media classifica italiana per farlo crescere. Ok ragazzi, sono d'accordo del fatto di farlo ambientare nel campionato italiano, perché poi ritornerà la Juve, magari sarà più ambientato e potrà fare meglio. Però ragazzi, sinceramente, anche se secondo me è anche molto molto positivo che vada allo Schalke, perché allo Schalke ragazzi è una squadra che sta sul podio, quindi alla fine diciamo una squadra che è molto avanti nella classifica e quindi è anche di un alto livello lo Schalke 04, e quindi Piazza potrà dimostrare il suo valore anche in una squadra abbastanza avanzata, perché è giovane e sicuramente ragazzi giocherà titolare e secondo me raga farà tantissimo, io lo spero, anche se non sono un tifoso juventino ragazzi, però comunque sia è un giovane e io ragazzi, anche se non sono italiani, anche se sono di altre nazionalità, non mi importa, perché ragazzi il calcio futuro è basato sui giovani, quindi se tu non fai crescere i giovani, diciamo il futuro sprechi praticamente delle opportunità che poi in futuro si potranno rivelare ottimali. Quindi ragazzi, sono molto contento se i giovani italiani crescano, però sono contento anche se i giovani delle altre nazionalità crescano, perché ragazzi, perché il futuro come vi ho detto è basato sui giovani. Quindi Piazza ragazzi per 6 mesi è un prestito, secondo me uno dei migliori prestiti che potevano fare, potevano mandarlo nei club tipo non lo so di media classifica italiana, però mandarlo in una squadra di un altro campionato, in questo caso tedesco, che sta lottando per diciamo la classifica, è un'ottima cosa, perché Piazza ragazzi esploderà, secondo me esploderà, me lo auguro, perché sarei contento per lui, non tanto per la Juve ragazzi, perché niente, perché c'è la rivalità tra Milan e Juve, e io ragazzi la Juve, scusate, ma veramente non la posso vedere, cioè non è una squadra che veramente a me mi fa schifo, però ragazzi
diciamo, bisogna dire anche le cose positive, perché bisogna essere, non solamente per la propria squadra, ma bisogna guardare tutte le altre squadre. Quindi, ragazzi, questo prestito è proficuo sia per la Juve che per Piazza. Per lo Schalke va bene, perché lo potrebbe aiutare in questi 6 mesi a salire nella classifica. Però, ragazzi, secondo me è meglio per, appunto, per il club juventino e per, appunto, il giocatore stesso. Quindi, ragazzi, punto della situazione: non è che sto qui, ho detto sempre la stessa cosa, ma alla fine non è che devo dire altro. Questo giocatore, ragazzi, in Bundes farà tanto. Quindi, ragazzi, è un giovane, fatelo crescere, fatelo ambientare. Magari dopo questo prestito, se la Juve non troverà ancora spazio, lo devono rimandare in prestito in un altro, magari stavolta nel campionato italiano. E così, ragazzi, così facendo, con questi prestiti lo fai ambientare in questo modo, che cioè in modo tale che quando finiranno i prestiti lui, ragazzi, sarà un giocatore pronto per farsi valere anche con uno dei club migliori in Italia, ovvero la Juve. Quindi, ragazzi, questo era il mio pensiero, la mia opinione riguardo a Marco Piazza. Quindi lasciate tantissimi pollicioni in su, fatemi sapere la vostra descrizione, se questo prestito è buono, è positivo oppure è negativo, e spiegatemi anche perché, ovviamente. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi, commentate, e niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!